Agostino Miele, che è il fortunato vincitore con la sua rete delle future attività di formazione legate al Premio Nazionale Scuola Digitale, ci dirà come stanno le cose. Un attimo solo, mi carico. Sto un po' sconcertato ascoltando i due colleghi, perché avevo preparato questa slide, laddove Corriere della Sera del 7 febbraio, io quando ho aperto sul mio tablet il Corriere della Sera del 7 febbraio sono rimasto scioccato. La scuola digitale fra 4 secoli, altro che rivoluzione informatica, le scuole digitali sono 38 sotto 1519. Tanto di cappello Gian Antonio Stella che scrive questo articolo, ma evidentemente è altamente disinformato. Stamattina abbiamo ascoltato due colleghi che ci hanno descritto la loro scuola. So che in sala c'è la collega di Mantova, del San Giorgio di Mantova, che mi pare, io ho visitato la sua scuola, mi pare che sia una scuola al di là dell'essere sotto informatizzata. Non parlo della mia scuola, laddove ho la LIM in tutte le aule, 63 aule, più tutti i laboratori, più la rete, bla bla bla, eccetera eccetera. Allora c'è qualcosa che non funziona. Quindi vedete, noi spesso abbiamo questa abitudine di denigrare la nostra scuola. Guardate che io che giro spesso so che ci sono delle scuole veramente di eccellenza. Non sono queste 38, ma secondo me ce ne sono 38 che non sono informatizzate, gli altri lo sono. Il problema però non è tanto questo, il fatto dell'informatizzazione, perché noi sappiamo che oggi spesso io ho una docente che usa da diverso tempo questo strumento, il telefonino, fa filmati col telefonino, fa relazioni con, non lei, i suoi studenti, relazioni col telefonino, fa tutto. Quindi vedete, io parto da questo presupposto, al di là dell'essere fra le 38 scuole fortunate che hanno potuto aderire a quel famoso progetto per cui hanno avuto dei fondi, ma ce ne sono tantissime che veramente stanno lavorando per far sì che le proprie scuole diventino informatizzate. Noi abbiamo questa brutta abitudine, signori, di denigrare. Io quando ho visto Presa Diretta di 15 giorni fa, ho visto la scuola italiana sgarrubata, ma veramente, ma non è così, ci sarà pure qualche scuola sgarrubata, ma sono tante le scuole che lavorano in un certo modo. E allora, signori, sfatiamo questo mito. Noi abbiamo bisogno, questa la conosciamo tutti, questa slide, non abbiamo bisogno di tecnologie informatiche all'avanguardia. Posso pure avere una Ferrari, ma io non sono bravo a guidare, io uso la mia 500 e vado tranquillo, però noi possiamo pure dare un bello strumento, ma se poi abbiamo questa vecchina che sbianchetta sul monitor perché ha sbagliato, mi dite voi a che cosa ci serve avere la Ferrari se non la sappiamo guidare. Quindi il cuore dell'innovazione non è la tecnologia, sono le persone. Quindi sono le persone. Un po' di marcordi me lo dovete consentire. E a questo punto un mio amico avrebbe fatto una slide in cui diceva, veniva fuori una bella ellisse, qualcuno di voi se la ricorderà, in cui dice: questa è l'insieme delle tecnologie. Poi ti compariva un altro vale. Questo è l'insieme dei docenti formati o da formare, l'intersezione, ecco, qui dovete essere voi, qui siete voi. La persona era Augusto Tarantini, a cui va un grazie per quanto ci ha dato e per quanto ha dato veramente. Ecco, io quando ho preparato queste slide
ho rivisto Augusto che arrivato a questo punto avrebbe sicuramente fatto questa slide. Mi sono cervellato nel mio archivio a trovare quella slide, perché è una slide che lui ha proiettato, credo, aiutatemi voi, forse 10 anni fa, 15 anni fa, ma è tutto attuale. Quindi tutto passa attraverso che cosa? Passa attraverso la formazione, signori. Se non c'è formazione, possiamo avere tutte le lingue di questo mondo. Non serve a niente. Se usiamo la LIM solamente per proiettare un PowerPoint o per leggere insieme la Divina Commedia, se non serve a niente. Quindi bisogna cambiare. Ed ecco perché quelle parole che ho sentito dire dai colleghi stamattina, cooperazione, formazione, non ci siamo messi d'accordo. Non lo so, evidentemente nel DNA del dirigente c'è queste parole. Quando ci hanno formato per fare dirigenti, ci hanno detto, a parte le famose altre cose, ma cooperazione e formazione. Quindi quello che dico è che la formazione dei docenti diviene uno strumento strategico e fondamentale. Ma formazione a che livello, signori miei? Formazione a livello di che cosa? Di base. Bisogna cambiare tecnica, bisogna passare dalla parola insegnamento alla parola apprendimento. Quindi va cambiata innanzitutto la didattica. Io posso pure imparare ad usare Word, Excel, PowerPoint, eccetera, eccetera, ma se nel mio DNA non c'è una didattica diversa, non ci siamo. Io faccio spesso questo esempio. Quando io insegnavo, il mio preside diceva: stai zitto, tu stai sempre a giocherellare. Vabbè, usavo un altro termine, ecco, quindi, ma ve lo lascio immaginare. Il laboratorio non sei mai in classe. E quando i miei colleghi, a cui io facevo vedere come usare il Derive, questo programma di insegnamento e apprendimento della matematica col computer, questi mi dicevano: ma che serve? Io in un'ora ho risolto tutto. Devo disegnare una funzione, scrivo l'espressione della funzione, clic su grafico e mi viene fuori il grafico. Dice: a cosa mi serve? Anche io gli ho fatto vedere come era possibile fare tutta la progettazione, tutta, dal campo di esistenza, dalla positività, eccetera, eccetera, non mi farò vado avanti perché. E poi verificare col computer se quelle cose funzionavano. Quindi il computer diventava per me che cosa? Diventava per me lo strumento, ma la progettazione era a monte. E questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento. Quindi la formazione mi sta bene, ma dobbiamo cambiare insegnamento. Quale è l'insegnamento? Passare dall'insegnamento duro all'insegnamento ponte, laddove c'è una sequenza circolare, studente, conoscenza, insegnante. Si è tutti attivi, non c'è il docente che gerarchicamente dà ai suoi studenti le informazioni. No, si costruiscono insieme. E come lo possiamo fare? Lo possiamo fare cambiando il nostro modus operandi nella didattica. E qui chiaramente si può vedere come un insegnamento muro dà delle informazioni, dà delle competenze, mentre l'insegnamento ponte ne dà delle altre. Io mi fermerei sull'ultima. Con l'insegnamento ponte si procede in modo cooperativo. Lo studente deve cooperare col docente. Signori, noi non dobbiamo, noi spesso abbiamo, io ricordo quando facevo dei corsi di formazione sull'informatica, certi docenti che prendevano il mouse così, come se fosse veramente un topo. E questa grossa paura, noi spesso abbiamo paura di una cosa, signori, di entrare in classe e aver paura di fare una brutta figura davanti ai nostri studenti, che sono molto, ma molto, ma molto più bravi di noi rispetto a queste cose. Quindi questo è quello che dobbiamo cambiare. Dobbiamo cambiare il nostro modo di fare didattica. Ecco, io ogni tanto leggo il giornale. Dal giornale di stamattina c'è scritto, sempre a proposito della buona scuola, dice: il punto non è una scelta tra indirizzi di studio e materie diverse. Ai nostri studenti non serve imparare a memoria né i verbi regolari del greco antico né poche forme matematiche, ma essere capaci di risolvere problemi. Ecco questo. Allora, l'essere capaci di risolvere problemi passa attraverso che cosa? Attraverso un nuovo modo di fare.
attraverso un nuovo modo di concepire l'apprendimento, non tanto l'insegnamento. E lo si può fare con che cosa? Con la formazione. Noi dobbiamo essere formati all'utilizzo di queste cose. Noi ce l'abbiamo in tasca, spesso non sappiamo che bello strumento abbiamo in tasca. Io ricordo i primi OMTS, e sempre quel mio amico che diceva: ma lo sai cosa possiamo fare con un telefonino OMTS? Quindi questo è quello che abbiamo. Allora di qui nasce quale idea? Nasce, vabbè, il docente chiaramente deve cambiare il suo modo di fare, e nasce quindi il bando, ecco, nasce questa rete che è formata da tutte queste scuole. Sono due scuole per provincia in tutta la regione Lombardia, sono tre scuole solamente nella provincia di Milano, che si sono messe insieme con un intento. Qual è? Quello di formare, di aiutare i nostri docenti alla formazione. Non sono solamente queste le scuole che aderiscono alla formazione, sono quelli che hanno preso in carico presso ogni provincia l'onere di formare i docenti, di aiutare i docenti a cambiare nel loro modo di fare. Siamo in attesa, ovviamente qua, ispettore Gallo, abbiamo avuto già il decreto, abbiamo avuto tutto, però ci manca l'elemento fondamentale, l'argent, ancora non c'è stato detto, si parte, potete partire con la formazione. Questa formazione, quindi abbiamo proposto delle aree tematiche, sono l'area tematica LIM Digital Competence, ecco, con quale finalità? Ecco, fare in modo che vengano acquisite le competenze necessarie per sfruttare al meglio tutte le caratteristiche della LIM. Tutte le caratteristiche. E come vi dicevo prima, l'uso della LIM, che non deve essere solamente una LIM che è una specie di proiettore, serve fino a un certo punto. Noi abbiamo portato, qui c'è il professor Gorla in sala, 3 anni fa, se ricordo bene, professore, mi aiuti un po' sulla memoria perché sono vecchietto, le cose me le dimentico, abbiamo portato un'intera classe a fare l'esame di Stato con la LIM. Non vi dico la commissione, come è rimasta un poco sconcertata, perché non era preparata a trovarsi questi ragazzi che si muovevano tranquillamente qui. Non c'era lì, c'erano i famosi, ci si spaziava da un argomento all'altro, quindi questa penetra tesina, ecco, che non era il classico PowerPoint, ma era un qualcosa che consentiva di poter spaziare da una parte all'altra. Così come nella, usiamo, nel colloquio, stavo dicendo nell'interrogazione, nel colloquio, la possibilità di andare immediatamente per arte a recepire il quadro piuttosto che il monumento per poter passare. Quindi ecco una prima competenza che vogliamo cercare di dare. La seconda competenza, l'ebook, quindi saper utilizzare un ebook, e forse questo bene o male si riesce a fare, ma quello che è fondamentale, saper realizzare un ebook, è la cooperazione che deve nascere tra il docente e gli studenti. E quindi lavorare veramente, quindi sviluppare delle capacità operative integrate in una didattica per competenze. È che noi sentiamo sempre questa parola, certificazione delle competenze, le competenze, ma cerchiamo di metterla in atto. Io quando vedo, a volte i miei docenti mi dicono: ah, sono indietro col programma. Ma io dico: signori miei, io sono 11 anni, questo è il mio 10 anni, il 10 anni sono in questa scuola, non mi sono mai preoccupato. L'ultima delle mie preoccupazioni. Ma se alla fine dell'anno io ho fatto tutto il programma e i miei studenti non sanno utilizzare un vocabolario, non sanno leggere il libro, ecco, molte volte io ho contatti con dei colleghi, degli amici dell'università, dici: ma non sanno leggere il libro? Cioè, loro, per sottolineare un libro significa fare un rigo sì, un rigo no, al limite, cioè. È come quando io ho fatto la prima volta il riassunto, ma capite che il riassunto è una cosa più corta, quindi copiavo una parola sì, una parola no, che non giustificasse niente. Cioè, no, è vero, l'ho fatto, non mi vergogno a dirlo, cioè. Allora, questi non sono capaci di capire in una pagina a volte qual è il concetto fondamentale, qual è il concetto. Ecco, quindi dare a questi nostri studenti le competenze. L'ICT security, altro
cosa importante. Prima si parlava di preoccupazioni che dovremmo avere noi dirigenti per quanto ci può accadere se sbagliamo qualcosa, se quindi dare questa ai nostri docenti, lavorare sulle reti, quindi capire l'importanza di una rete, di come funziona la rete, le app. Allora chiaramente arrivare a trovare in rete tutto quanto ci può essere utile per poter lavorare. Io nel programma questa relazione ho visto che ci sono dei siti laddove c'è la possibilità di trovare di tutto di più. È vero che la nostra capacità deve essere quella di capire che cosa serve, che cosa è importante. Prima si diceva in rete c'è tutto, però c'è tanta fuffa. Allora dobbiamo cercare di capire, e quindi la capacità di discernere l'importante è poi. Coinvolge gamification, l'utilizzo del gioco come strategia didattica in un ambiente virtuale, quindi coinvolge gli studenti nell'apprendimento inteso come avventura immersiva. Entriamo poi l'ICT e le discipline, quindi l'ICT e le discipline scientifiche, e quindi fare in modo tale che si possa capire come l'ICT possa essere utile all'apprendimento del nostro studente. A me piace, ecco, Occhini ha citato Einstein, anche a me piace citare Einstein. La motivazione più importante per il lavoro nella scuola come nella vita è il piacere del lavoro, piacere che si prova di fronte al suo risultato e alla conseguenza del suo valore per la comunità. Io credo che quando alla fine dell'anno siamo riusciti a portare avanti dei ragazzi a cui abbiamo dato delle competenze che possono spendere nell'arco della vita, un domani, signori miei, il terreno di Bilancio se lo scordano pure, parliamoci chiaramente, si scorderanno la periplastica attiva e la periplastica passiva. Però io credo che se abbiamo dato delle competenze, queste competenze i nostri studenti le porteranno nella vita e forse ci diranno un giorno grazie per quanto ci avete dato. Ecco, io questo credo che sia il ruolo fondamentale della scuola. Quindi il messaggio è formazione, passare attraverso una formazione seria, cambiare il modo di fare didattica. Noi che siamo, io che sono entrato nella scuola un po' di anni fa, ecco, insegnavo la matematica in un certo modo, oggi la si insegna in un modo diverso. E mi dispiace, ero in un convegno a Genova con un docente molto più giovane di me che insegnava matematica. Io cercavo di far capire l'importanza e la metodologia dell'insegnare della matematica e dell'apprendimento della matematica principalmente con l'utilizzo di Derive, Capri o altri programmi del genere. Questo collega mi fa, dice, boh, io i limiti li ho sempre insegnati in un certo modo e non è morto nessuno, continuano a insegnare in questo modo. Io gli ho risposto in questo modo, solamente in queste parole: non mi dispiace per te, ma mi dispiace per i tuoi studenti che hanno perso veramente un treno, ma di quelli veramente validi, che poteva permettere loro di apprendere qualcosa. Per contro, a Foggia, in un altro convegno, una persona che era l'ultimo anno di servizio mi dice: l'avessi scoperto prima, mi mancano 6 mesi per andare in pensione, mi voglio cimentare. Quindi non è l'età. E quando sento di certe volte che si dice vabbè presidente, mi mancano 2 anni, no, non è questo, è il voler fare qualcosa. Grazie per l'attenzione. Ecco, ho voluto citare questa frase di Simone Weil che diceva: l'attenzione è la forma più rara e più pura della generosità. Stare ad ascoltare, e qualcuno mi avrà già ascoltato altre volte, stare ancora qua dentro vuol dire che si deve avere grande generosità. Grazie di tutto.